Oggi siamo qui in una sede fantastica, operativa, nuova, i City Angels Milano. Andiamo a conoscerli. Siamo qui oggi a Milano nella sede nazionale dei City Angels, gli angeli di strada. 26 anni fa una persona che è qua di fianco a me ebbe questa fantastica idea di venire incontro alle persone più bisognose. È con noi oggi Mario Furlan. Grazie Andrea, grazie perché ci hai portato ogni ben di Dio, panettoni, acqua, tutte cose che ci sono molto utili. Vedi, questa foto qua è una foto questa che risale a 25-26 anni fa, quando stavamo iniziando. E quando ho fondato l'associazione mi sono detto: voglio dare vita a un'associazione di angeli di strada. Tu hai bisogno, sei sulla strada, senza tetto, cittadino in difficoltà, vedi Vasco Blu, giubba rossa, quelli sono i tuoi angeli. Mario, con tutti i ragazzi, con tutti i City Angels, proprio come dice lui, sono in aiuto a tutte le persone in difficoltà, soprattutto in questo periodo, il periodo invernale, perché purtroppo molte persone non hanno un tetto, non hanno, oltre a non avere un pasto dove stare. Nei City Angels bisogna fare un piccolo corso, che è anche un corso poi di autodifesa personale, perciò anche utile, no Mario? Per, sì. Esatto, e poi si può accedere. Devo dire che non è facile entrare nei City Angels. Noi scartiamo oltre l'80% degli aspiranti angeli. Prima cosa, uno ci manda la lettera, vediamo com'è quella lettera. Iniziamo a vedere com'è scritta quella lettera, poi chiediamo di vedere i profili social di quella persona. Vogliamo vedere cosa pubblica, in particolare su Facebook. Noi siamo volontari che fanno solidarietà e sicurezza in un certo modo, con il sorriso sulle labbra. Quindi devi essere una persona molto equilibrata per entrare nei City Angels. C'è un corso di formazione e l'impegno è di almeno 3 ore alla settimana. È un impegno minimo, ma tutti i volontari dicono che sono le 3 ore più belle della settimana, perché sono quelle in cui veramente ti senti utile, ti senti un angelo. E allora cosa dire? Innanzitutto grazie di cuore alle persone che svolgono questa attività quando magari noi non abbiamo molta voglia oppure non ci sentiamo. Per fortuna che ci sono loro e non c'è solo la cattiveria, diciamo, in giro. Perciò un saluto da Andrea Biandrino, da Mario Furlan e da tutti i City Angels.